Il completamento del depuratore di Angri è una priorità per la Regione Campania, che si impegna a effettuare il dragaggio di tutto il rio sguazzatorio per garantire la piena efficacia degli interventi previsti. Il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, alla guida della Commissione Trasparenza, ha sollevato importanti questioni legate all'urgenza di procedere con il dragaggio prima di avviare qualsiasi altro intervento, per evitare rischi di allagamento ed esondazione. L'assessore regionale all'ambiente Bonavitacola ha preso sulle proprie spalle l'impegno di programmare la di dragaggio in tempi rapidi dopo un confronto con i tecnici della Gori. Anni stiamo cercando, ecco, di convincere, di fare pressione sul governatore De Luca, sull'assessore Bonavitacola, per fare alcuni interventi importanti come il dragaggio del fiume Sarno, come il dragaggio del rio sguazzatoio. Non ultimo, qualche giorno fa ho continuato, ecco, ad organizzare audizioni e ho avuto anche sopra luogo avete fatto. Sì, assolutamente. L'allarme, diciamo, ultimo qual è? Che a seguito del completamento del sistema fognario depurativo finalizzato, diciamo, al risanamento igienico-sanitario del depuratore in località Angri, la Goride è in procinto di realizzare un secondo collettore e c'è un allarme, per la verità, soprattutto nei cittadini di Scafati e di Angri, perché un secondo collettore significa, ecco, che senza il dragaggio del rio sguazzatorio durante le piogge aumentano le esondazioni e quindi aumentano gli allagamenti. Ho trovato, devo dire la verità, disponibilità nel vice governatore Bonavitacola ad affrontare il problema e per la prima volta a parlare di dragaggio del rio sguazzatorio in maniera totale e definitiva.